Ben ritrovati con la nostra informazione, lo avete sentito dai titoli, al massimo entro 3 anni dovranno essere conclusi i lavori per rimettere in funzione quello che poi risulterà il nuovo teatro comunale di Alessandria. Questo è quanto è stato rilevato questa mattina durante la commissione comunale cultura che si è riunita a Palazzo Rosso proprio per analizzare il progetto. La data esatta di fine lavori sarà il 31 marzo 2026, saranno investiti 18 milioni di euro. Il PNRR ne finanzierà 11 di questi milioni, ma proprio per l'intervento del PNRR dovranno essere rispettate le scadenze del piano lavori. Prime scadenze appunto il 30 luglio per approvare il verbale di gara, entro il 30 settembre 2024 bisognerà poi completare almeno il 30% delle opere. Colore dominante sarà l'azzurro dei pannelli di alluminio. E un altro tema di grande dibattito ad Alessandria è quello relativo al nuovo ospedale, alla realizzazione della nuova struttura. Si fa più deciso il confronto fra Regione Piemonte e Comune di Alessandria relativamente all'area più adatta o quella al quartiere Borsalino in zona Galimberti, suggerita dalla Regione, oppure quello in zona PAM, come invece auspicato dal Comune di Alessandria. Ma sentiamo De De Vinci. Si fa più deciso il confronto tra Regione Piemonte e Comune di Alessandria sul nuovo ospedale, sulla scelta del luogo dove costruirlo. Restano in ballo soprattutto due località. La proposta della Regione è sempre per l'area del quartiere Borsalino in zona Galimberti, invece il Comune di Alessandria suggerisce l'area PAM al Villaggio Europa. Il sindaco aveva scritto le motivazioni che avevano portato a questa soluzione area PAM al presidente del Piemonte. E proprio in queste ultime ore sono arrivati due documenti tecnici della regione che confermano come scelta l'area al quartiere Galimberti, che dovrebbe essere più adatta e sicura dal punto di vista alluvionabile, più vicina in linea d'aria con ospedale infantile e pista d'atterraggio dell'elisoccorso. Ma proprio ieri in una commissione comunale il sindaco è intervenuto spiegando che la proposta del comune rimane ferma sull'area PAM per molti motivi tecnici approvati dall'ufficio urbanistica del comune. In pratica l'area al Villaggio Europa risulterebbe più sicura, al riparo da eventuali esondazioni e soprattutto avrebbe bisogno di pochi interventi sotto l'aspetto urbanistico e della viabilità. In pratica è più vicina alla tangenziale e si troverebbe proprio a fianco del nuovo ponte Bormida che sarà costruito sul prolungamento di Corso Romita e non è poi così distante, se non più di 2 minuti utilizzando la tangenziale, dall'ospedale infantile e dal 118, il servizio di elisoccorso. Il sindaco ha poi ribadito che ad esprimersi sulle due aree e sull'eventuale cambio di destinazione urbanistica dovrà essere il Consiglio Comunale, che si terrà nelle prossime settimane. Ma mentre si attende quindi il verdetto del Consiglio, sicuramente sentiremo il parere dell'assessore regionale alla sanità che lunedì sera sarà ad Alessandria per un incontro pubblico sul tema nuovo ospedale. Si aggrava il bilancio del maltempo che sta mettendo in ginocchio l'Emilia-Romagna, dove nelle ultime ore sono morte 2 persone, mentre al momento ne risultano disperse 4 nella provincia di Forlì-Cesena. La morsa di violenti nubifragi dovrebbe dare una tregua breve, ma gli esperti annunciano altre piogge. Nel fine settimana la bassa pressione dovrebbe interessare questa volta il nord-ovest, in particolare il Piemonte, a ridosso della catena alpina. Intanto proprio il Piemonte ha inviato la sua colonna mobile della protezione civile in soccorso alla popolazione colpita dalla calamità. Le immagini che arrivano in queste ore dall'Emilia-Romagna, sfigurata dalla violenza dell'acqua e del fango, sono terrificanti e riportano gli alessandrini indietro con la memoria all'alluvione del 1994. Morte e devastazione. E corsa contro il tempo per mettere al sicuro quante più persone possibili. E ieri sera, alla volta di Molinella, in provincia di Bologna, dove stamane è crollato il ponte della Motta, è partita dalla sede del
del presidio alessandrino di San Michele la colonna mobile regionale della protezione civile, composta da 64 volontari a bordo di 28 veicoli. Di Alessandria, spiega Andrea Morchio, coordinatore della protezione civile provinciale, sono partiti 4 volontari, 2 assicureranno le comunicazioni radio per l'intera operazione, altri 2 in dotazione hanno la pompa idrovora a grande capacità da 8.000 litri al minuto. La situazione, ha aggiunto Morchio in una nota, è in continua evoluzione ed è coordinata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Non sono da escludere altre partenze nei prossimi giorni. Intanto è passata un'altra notte da incubo, con un quadro complicato, migliaia di persone evacuate a seguito di strutture allagate e fiumi in piena o esondati che hanno rotto gli argini. Sono oltre 400 i vigili del fuoco che stanno operando, cui si aggregheranno altre 100 unità. E se l'evacuazione preventiva e l'ordine da parte della protezione civile di lasciare i piani bassi delle case è l'unico rimedio per cercare di mettersi al sicuro e contrastare la furia del maltempo, la popolazione si è ritrovata accerchiata dall'acqua, nel panico, a Cesena, così come a Forlì, a Faenza, dove l'acqua è entrata sulle corsie dell'autostrada. Pesanti disagi anche lungo l'Adriatico, a Rimini, Riccione e in molte zone pure delle Marche. Scuole chiuse anche oggi in tutta l'area colpita dalla calamità, così come è sospesa o fortemente rallentata la circolazione ferroviaria. Autostrade, tramite Isoradio, ha fatto l'appello a non passare sulla 14 nel tratto romagnolo. L'autostrada rimane aperta per i mezzi di soccorso, ma la richiesta è di non transitare se non per urgenze. Intanto, mentre il bilancio del maltempo in Emilia-Romagna continua ad aggravarsi, il governo ha deliberato 10 milioni per le prime spese e le prime urgenze. Altre notizie: autoriciclaggio, frode fiscale, sono state arrestate 2 persone, disposti sequestri per circa 25 milioni di euro, un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Torino, coinvolta un'azienda dell'Astigiano che operava nel settore della produzione di software. Cristiana Zanetto. Autoriciclaggio e maxi frode all'IVA, sequestri per 25 milioni di euro e 2 persone arrestate. Questo è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Torino. I soggetti coinvolti mediante bonifici bancari disposti in modalità home banking provvedevano, a fronte delle fatture per operazioni inesistenti, a trasferire illecitamente capitali verso la Repubblica Popolare Cinese. Le somme bonificate in Cina in realtà venivano successivamente restituite in contanti in Italia agli indagati, i quali avevano nella loro disponibilità anche conti correnti accesi in Svizzera ed in Irlanda. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Asti, hanno dato esecuzione alla custodia cautelare in carcere per 2 persone gravemente indiziate, oltre al sequestro nei confronti di 5 indagati di 25 milioni di euro. Le indagini, avviate nei primi mesi del 2021, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, hanno consentito di individuare una società di Asti che operava nel settore della produzione di software e che dal 2020 al 2022 aveva ricevuto fatture di acquisto da soggetti economici con sede nella Repubblica Popolare Cinese ed emesso fatture risultate per operazioni inesistenti nei confronti di 3 distinte società italiane, tutte riconducibili agli indagati. Il valore complessivo, circa 85 milioni di euro. Tali società, che esistevano solo formalmente, hanno poi omesso il versamento dell'IVA dovuto all'erario per circa 13 milioni e mezzo di euro. Un meccanismo che, secondo gli investigatori, non era indirizzato solo alla realizzazione di sistematiche frodi fiscali, ma anche all'autoriciclaggio. Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che alcuni indagati, quando organizzavano le operazioni di ritiro del denaro contante, si riferivano allo stesso definendolo scatola. In qualche caso si è verificato che a una scatola corrispondeva la somma di 1.000 euro. Domani sarà ripetuta la votazione del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che dovrà scegliere il consigliere che sostituirà Cesare Rossini, il quale non può più ricoprire il ruolo perché dopo il secondo mandato decade la possibilità di essere riconfermato. Si fanno più insistenti le voci che anticipano il nome proposto, quello di Michele Guala, industriale della famosa famiglia alessandrina dei Guala. È stato insignito negli anni scorsi col titolo di imprenditore dell'anno. Naturalmente la proposta di Michele Guala dovrà essere votata e approvata dalla maggioranza dei componenti del CDA della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Luca Di Masi interviene ai nostri microfoni per raccontare la sua esperienza alla guida dell'Alessandria Calcio. Sono stati 10 anni indimenticabili, ha detto, esprimendo il desiderio un giorno di poter tornare allo stadio Moccagatta insieme ai tifosi della Curva Nord. Ma sentiamolo in questa intervista che ha realizzato per noi Ketty Porcetto. L'Alessandria Calcio passa dunque di mano, la nuova proprietà è una cordata italo-francese, la notizia è arrivata proprio in concomitanza con il pareggio dell'Alessandria Calcio che le ha permesso di rimanere in Serie C e quindi dopo 10 anni Luca Di Masi lascia il timone di questa società. Noi l'abbiamo in collegamento, lo ringraziamo. Luca Di Masi, che esperienza si porta dietro? Buongiorno a tutti. Ma questo è un momento un po' di pensieri, naturalmente, riassumere 10 anni in poche parole dopo solo 3 giorni dalla cessione è molto complicato. Sono felice ovviamente che il campionato sia finito così, che i ragazzi abbiano dato tutto ciò che avevano in una stagione comunque complicata per poter salvarsi e mantenere la categoria. Faccio i complimenti naturalmente a tutto lo staff, a tutti loro. E poi è un momento dei pensieri, il riassunto si farà, non è neanche il momento dei ringraziamenti, da dire, perché ci sarebbero veramente tante di quelle persone da ringraziare da cui si è ricevuto tanto. Ho provato a dare tutto ciò che avevo in questi 10 anni e ho ricevuto tanto da tante persone. Sicuramente i rapporti umani sono state le cose più belle di questi 10 anni. L'adrenalina che dà il calcio non lo dà probabilmente nessun altro lavoro, da quell'adrenalina della domenica che una palla dentro, una palla fuori modifica tutto ciò che hai fatto cercando di dare tutto il positivo nella settimana e però poi ti modifica tutto il lavoro che uno ha fatto. Questo credo che solo il calcio possa avere, questa variabile incredibile nel bene e nel male, e anche il vivere quei 95 minuti in prima persona è una cosa veramente esaltante. Però credo che ora il calcio lo faccio fare a qualcun altro, non solo ad Alessandria, ma penso che mi dedicherò ad altro. Ecco, perché c'è anche da sottolineare il fattore umano, no? Di cui lei appunto parlava, un fattore umano che per lei è stato molto importante, perché lei non era solamente il presidente dell'Alessandria Calcio, lei è un grandissimo tifoso dei grigi fin da quando era bambino, e quindi insomma c'era questa componente aggiuntiva. Certo, e lo rimarrò finché campo fondamentalmente. Mi auguro di poter un giorno rientrare e tornare al Moccagatta a vedere i miei grigi, e sarò in tribuna o in curva ben volentieri a tifare per le nostre maglie grigie. Adesso mi prenderò sicuramente una pausa dal calcio, ma una pausa definitiva direi, per fare altro. Però il valore umano è stato importantissimo e vorrei proprio riprendere anche tutti gli staff, tutti i giocatori di questi 10 anni, riprendermeli, perché ovviamente uno non se li ricorda tutti perché sono state centinaia, e poter riviverli e poter magari andare a ritrovare qualcuno e farsi un brindisi e ricordare dei momenti bellissimi, perché sicuramente il lato umano che si ha avuto in questi 10 anni è quello che rimane ed è quello che vince su qualunque altra cosa. Può farci qualche anticipazione sulla nuova proprietà oppure è ancora top secret fino alla presentazione ufficiale? No, so che fanno la presentazione loro e di conseguenza è giusto che si presentino. Mi auguro che facciano le cose bene, ma non ho dubbi, nel senso che cercano di farlo senza illudere, da quanto ho capito, e quindi sicuramente cercheranno di fare le cose bene per i grigi con i mezzi che uno ha a disposizione, che vuole mettere a disposizione. Di conseguenza mi auguro di aver ceduto i grigi a delle persone che possono fare calcio in Alessandria e mantenere tranquillamente lo standard corretto per questa squadra, per i grigi. Bene, Presidente, per noi rimarrà sempre il Presidente, comunque. Io la Grazie. Ringrazio tantissimo, buona vita e magari ci risentiremo con un'intervista su qualche altro argomento di cui lei si occupa. Molto volentieri, assolutamente sì. Buona sempre vita, Forza Grigi, un grosso abbraccio a tutti.
Continua purtroppo ad aggravarsi il bilancio del maltempo in Emilia-Romagna. Leggiamo da ANSA che i morti sono 5, c'è un disperso, oltre 5.000 gli evacuati, 50.000 persone sono senza corrente. Ovviamente, come dicevamo, la situazione è altamente critica, c'è massima allerta, si sta predisponendo, perlomeno c'è la volontà di fare subito un consiglio dei ministri. Diamo altre notizie, ci avviciniamo alla pagina sportiva. Allora sarà Francesco Repice, giornalista e voce di Radio Rai, il primo ospite della rassegna Mercoledì Esport, che prenderà il via questa sera alle 20.45 al Teatro Comunale di Nocrocco di Ovada. Proseguirà poi per 4 settimane ospitando personaggi del calibro dell'ex portiere della Nazionale Gianluca Pagliuca e i giornalisti Flavio Vanetti e Beppe Tassi. La rassegna è stata realizzata dall'Enoteca Regionale di Ovada in collaborazione con una testata locale, puntando l'obiettivo su storie di sport e di campioni per ricordare imprese importanti e riflettere sui cambiamenti nel modo di raccontarle. Ricordiamo tra l'altro che oggi, per quanto riguarda lo sport, Tortona in provincia d'Alessandria si è già vestita di rosa per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia di ciclismo, mentre fra poco nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana parleremo di basket, della vittoria nella gara 2 dei playoff della Bertram d'Ertona contro il Trento. Spazio anche alla pallavolo con la festa per i 50 anni della pallavolo Novi. Poi le previsioni del tempo, poi subito dopo di noi alle 13 l'appuntamento col TG7 Sport. Altre notizie di calcio giocato dal nazionale con l'Inter che vince anche la semifinale di ritorno e dopo 13 anni torna in finale di Champions League, tanta soddisfazione da parte di Inzaghi, anche delusioni dalle altre parti e poi la Juventus con la giornata di vigilia della semifinale di ritorno di Europa League e poi altre notizie che andremo a scoprire. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Dieci giocatori a segno, la lucidità delle scelte nei momenti importanti della gara, la capacità di resistere a tutti i numerosi tentativi di rimonta di Trento segnano il 2-0 nella serie per la Bertram d'Ertona. Venerdì alle 20 a Trento la squadra di Ramondino avrà la prima chance di avanzare in semifinale. Credo che abbiamo fatto un lavoro migliore rispetto a gara 1 nello gestire i diversi cambi di assetto che Trento propone nel corso della partita, quando gioca con due numeri 4 insieme, Grazulis e Udom, credo abbiamo fatto un lavoro migliore rispetto a gara 1. Avere più equilibrio in difesa ci ha permesso di oggi vincere a rimbalzo e questo secondo me ci ha dato anche la possibilità di entrare nell'attacco con un po' più di ritmo, non iniziare i giochi molto tardi come è successo all'inizio di gara 1. Parliamo di pallavolo. La Novi Pallavolo ha festeggiato il suo 50° anniversario e per l'occasione ha organizzato due eventi emozionanti per ripercorrere la storia della società sportiva. Presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure è stata inaugurata una mostra dal titolo La storia della Novi Pallavolo divisa in 50 anni, dove sono esposte le diverse maglie e i cimeli sportivi che raccontano la storia della società. La mostra, aperta al pubblico fino all'11 giugno, permette ai visitatori di immergersi nella storia di una delle società sportive più importanti della città. Invece, presso lo storico Pala Barbagelata, si è tenuto un evento che ha ripercorso i decenni della società sportiva, con la partecipazione straordinaria di Ferdinando Ferfè De Giorgi, allenatore della nazionale maschile di pallavolo e parte della cosiddetta generazione di fenomeni della nazionale italiana degli anni 80 e 90, con cui ha vinto un campionato europeo e 3 campionati mondiali. Io credo che questo sia un risultato importantissimo, che dimostra una passione incredibile per la pallavolo e soprattutto la partecipazione sicuro nel corso degli anni di tante persone che lo hanno fatto veramente solo per passione dello sport e per passione dei giovani, per passione di chi deve praticare questo sport. Farlo per 50 anni è un risultato notevole
e sono contento di essere qua per festeggiare e rendere anche onore a tutte le persone che hanno permesso a questa società di continuare a fare sport per tanti anni. La società sportiva Novi Pallavolo ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport e ancora oggi è un esempio di passione, dedizione e impegno degli atleti e degli appassionati, come ha sottolineato la Presidente. Abbiamo organizzato una cosa con tutti gli sponsor e tutte le persone che ci sostengono ed è ovviamente una giornata di festa fatta per i bambini e per i ragazzi.